voi. Allora, con le vincitrici di tappa Federica e Martina Frasca. Allora, Federica, da Miami a Ostia per vincere questo campionato regionale, com'è giocare con tua sorella? È bellissimo, giocare a casa è sempre divertente, c'è il pubblico, la famiglia, e poi giocare con lei è speciale. È stata una grande finale e vi siete tolte la soddisfazione di vincere contro le neo campionesse regionali. Assolutamente sì, una bella finale, ci siamo impegnate, eravamo parecchio concentrate e ci siamo soprattutto divertite. E poi, come ha detto lei, giocare insieme è veramente bello. Grazie. Grazie a voi. Allora, con Lorenzo Rossi e Giacomo De Fabritis, coppia nella Roma e coppia anche qui, siete laureati campioni regionali, una finale bellissima contro i fratelli Sablone. Sì, siamo divertiti, un bel torneo, insomma ci tenevamo a terminare bene il circuito, coppia per caso quest'anno, comunque stiamo andando bene, stiamo divertendo e siamo molto soddisfatti. Allora, per Giacomo, quali sono state le maggiori difficoltà di questa finale? Beh, è stata... loro hanno tenuto molto il cambio palla, quindi hanno battuto bene, soprattutto hanno fatto... ci hanno messo molto in difficoltà. Però alla fine abbiamo spuntata. Vogliamo ringraziare Andrea Zurini da Royal, che ci ha permesso di allenarci. E complimenti per il circuito a tutti gli organizzatori. Grazie mille. Grazie per voi che siete romani, ecco, diventare campioni regionali cosa significa? Beh, è sempre comunque una bella soddisfazione sul territorio locale, comunque giocare contro tanti amici, tanta gente che conosci da una vita è sempre uno stimolo in più, insomma. Aver giocato contro Daniele, che sarà il prossimo compagno di squadra nostro indoor, insomma, era uno stimolo in più per non perdere. Avete fatto tanti ottimi piazzamenti, oggi la ciliegina sulla torta, no? La vittoria nella vittoria. Sì, siamo molto contenti come abbiamo giocato, il gioco espresso e... cercheremo di riconfermarci anche in futuro, magari. Grazie. Le vincitrici quelle campionesse regionali, Roberta Casani e Arianna Barboni. Roberta, sono 9 mesi che giochi a beach volley, subito un successo per te. Sì, è stata una sorpresa, ma comunque ci abbiamo messo tanto impegno, tanti allenamenti. Infatti il nostro allenatore ci aveva detto i risultati li vedremo poi a lungo, quindi abbiamo creduto in lui, ci abbiamo creduto tutti e tre insieme con gli allenamenti. Siamo arrivati qui, siamo felicissime di questo, è stato inaspettato perché all'inizio, ovviamente iniziando anche io da poco, lei venendo da un recupero, avevamo detto non si eravamo prefissati degli obiettivi proprio così importanti. Invece è arrivato, quindi è stata una sorpresa, una bellissima sorpresa. Arianna, invece tu sei una veterana, sei reduce da un recupero e forse questo chissà può essere il primo passo verso la riconquista di quella maglia azzurra che a te manca tanto, immagino. Sì, veramente essere qui è bellissimo, perché io veramente non pensavo più di mettere i piedi sulla sabbia. Invece devo ringraziare tantissimo Nico e Robby, perché mi hanno creduto in me e hanno detto ce la farai a tornare sui piedi, solo a mettere i piedi sulla sabbia. Invece aver raggiunto questo obiettivo per me vuol dire tantissimo. Cioè, mi hanno dato la carica anche per poter pensare molto più a lungo e per poter, chissà, spero di riuscire a ritornare in azzurro e a prendermi le mie rivincite. Ne faccio un'altra, visto che è una vittoria in attesa, se avete una dedica particolare. Parto da Roberta. Guarda, in primis per il nostro allenatore, perché comunque ovviamente io, perché per la, diciamo, la non esperienza, lei comunque venendo da un infortunio, cioè, quindi lui invece ci ha creduto tantissimo. Io in lei credo tantissimo, l'ho vista, per me lei è veramente fortissima. Quello che gli auguro è veramente che torni il prima possibile, perché se lo merita, sia la testa che il fisico che la tecnica, tutto è completa. Quindi io quella dedica che faccio è a lei, alla mia compagna e al mio allenatore. Io stesso, perché come ho detto prima, senza di loro io non sarei qui, quindi la dedico in primis a Nico e Robby, perché sono loro gli unici, devo dire, i primi che hanno detto no, ce la puoi fare, puoi tornare sulla sabbia dopo un periodo difficile, dopo il terzo intervento, quindi essere qui, come ho detto prima, è bellissimo e la dedico a loro. A loro e a noi stessi, ovviamente, perché noi poi abbiamo fatto tutto, esatto, il resto, quindi tanto anche a noi. Esatto, anche a noi. Sì. Grazie.
Grazie ragazzi. Carnetti dell'Istituto Politecnico Sportivo, si rinnova ancora una volta la partnership con la FIPA Palazzo, un altro grande torneo, un'edizione partecipatissima e in bilico fino alla fine. Sì, l'edizione diciamo è stata sempre in bilico a causa di questo Covid, però i numeri per fortuna testimoniano il successo che ha avuto. 210 coppie si sono sfidate in queste sei bellissime tappe che ha visto il tour svilupparsi dal Pontino fino dentro Roma con la tappa sul Tevere, un agonismo puro, bello e di pace, sia maschi che femmine qui se le sono date di santa ragione, molti pensiamo che erano anche magari i primi allenamenti dopo il Covid, quindi nonostante tutto è stato un beach di alto livello. Ok, grazie. La FIPA Palazzo Andrea Borlandi è stata una edizione fantastica, in bilico fino alla fine e soprattutto un'edizione che riporta il beach volley nella costa laziale dopo un anno di sospensione. Siamo contentissimi, è andato tutto benissimo, la prima manifestazione di questo tipo, lunga e itinerante sulle spiagge, è andata veramente alla grande, tantissimi partecipanti, ragazzi, ragazze che veramente hanno dimostrato tramite il beach volley, tramite l'ICS Beach Tour Lazio, quanto fosse grande la voglia di lasciarci alle spalle tutti i problemi di questa stagione e mezza. Quindi per noi è stato bellissimo vedere proprio come questo nostro prodotto che portiamo avanti da 18 anni ormai nelle sue varie forme quest'anno sia servita veramente per rilanciare l'attività sportiva di tutta la regione. Mare, fiume, nel futuro c'è anche qualche tappa sul lago per quanto riguarda questa manifestazione? L'abbiamo fatta in passato, non è detto che non la rifaremo in futuro, semplicemente perché la nostra accezione di beach volley sposata da ICS e dalla Regione Lazio è proprio quella di dimostrare come questo sport bellissimo possa essere disputato in tutte le condizioni, in tutti i posti, come possa essere collegato anche ai flussi turistici, perché veramente è uno sport bellissimo. Grazie.